Signore e signori, bonsoir e benvenuti. Questa sera il Teatro Rendano, tempio della musica e della nostra storia, ci ospita per la prima della prima di Dal Castello alla Fertile Valle e dalla Fertile Valle al Castello. Per motivi meteorologici non siamo, come previsti, sul greto del fiume, ma lì torneremo nella prossima primavera per la prima dell'opera. Ognuno, a suo modo, ricovera in un viaggio l'esigenza di ripercorrere i propri luoghi, le proprie memorie, le proprie storie. Ognuno, statene pur certi, si ritroverà in questo viaggio, in cui diverse saranno solo le modalità. Per l'autore, Luigi D'Elia, e vi chiederei adesso un grande applauso per i pomeriggi di fatica e di stress che ha dovuto sopportare. Le modalità di questo viaggio sono trama e ordito ed il canto che trasuda tra i due fiumi che attraversano la nostra città, Crati e Busento. Tra poco l'eroina del capolavoro assoluto di Vincenzo Bellini, la sacerdotessa Norma, falcerà il sacro vischio per augurare a noi tutti una lieta e felice serata. Et maintenant, le gala de l'Union des artistes est ouvert. Mesdames et messieurs, que la soirée commence.
Thank you.
dell'altro di Antonio D'Elia. Baluginano carni in zattere di sangue, gridano arcipelaghi asfittici alle false parole poetiche e retori incauti. Oratori balenghi non più proclamano false parole, cattive coscienze. E macchiandoci di schiuma, sbaviamo le vene ossute dai nostri corpi sulla piaggia ad accertarci che il peso greve da portare è l'io duplicato di un noi colloquiante nel silenzio di chi fu padre e di chi fu madre. E siamo tutti generanti di fratelli gettati in mare. E l'inquietudine di salvarci assieme nelle procellose onde fa sperare che l'ente sovviene nell'essere, mentre la paura ci accoppia nel chiarore buio in cui camminiamo legati dai cordoni di via prigioniera e imprigionati, avvinti, pii, fratelli, figli, partoriscono sulle proprie spalle i fardelli sapienti nel corpo stanco. È pietà che porta Anchise e chiama ora Enea a fare la levatrice, a figliare, nel condurre creatura al di là del mare. Troppe vittime ingoiate dal mare, giorno dopo giorno. Uomini senza pace, senza casa, senza vita, è tutta una sconsiderata crudeltà. L'offesa che avverte la mia persona supera addirittura l'incomprensibile dramma di tali vicende. Febbraio 2015. Accetto con più serenità la rottura del femore della mia mamma, 92enne. Sabato 21 marzo 2015. Sono a Villarendano e mentre intervengo su un progetto moda presentato da un gruppo di giovani, non mi accorgo che sulla parete alle mie spalle viene proiettata l'immagine dell'angelo da me realizzato nel 1998 per una coreografia di Fabio Gallo, eseguita sul Sagrato di San Pietro a Roma, in presenza di Sua Santità Papa Wojtyla, per la Giornata Mondiale della Gioventù. Terminato il mio intervento, esco per fumare e dal terrazzo mi apro ad una nuova vista, il greto dei due fiumi per lo sposalizio delle acque, da me diretto per l'amica Gabriella De Falco, presidente dell'associazione culturale Cosenza Chi Vive, evento voluto nel giugno del 1998 dall'amico sindaco onorevole Giacomo Mancini. Ed ancora un ricordo, il costume e il quaderno di viaggio, Valle del Crati, volgendo lo sguardo a Levante, sul quale l'amica Valeria Fagiani annota. Nel libro quarto delle sue croniche d'antichità di Calabria, Padova 1601, Girolamo Marafioti da Polistina, teologo dell'ordine dei minori osservanti ed insigne studioso di cose calabresi, si sofferma sugli uomini illustri dell'antica Sibari, tra i quali Alcistene, sibarita, lavoratore di vesti di seta e d'oro. Alcistene, racconta il Marafioti, era un artigiano tanto eccellente che lavorò una veste di seta e d'oro e lana rossa di tanto artificioso lavoro che è stata venduta 72.000 scudi d'oro per essere stata quella ornata di molte pietre preziose e margherite. Della qualità di questa veste, del valore della stessa e della sua nobile pittura, ragiona Aristotele nel libro De Mirabilibus.
La veste era di larghezza di 15 gomiti. Nel mezzo era lavorata con piccoli animali d'ogni sorte. Nella parte superiore stava dipinta la città Susa, nella parte di sotto la città Perside. In mezzo stavano dipinti molti dei: Giove, Giunone, Teti, Minerva, Apollo e Venere. Nell'una manica era dipinto lo stesso Alcistene e nell'altra era dipinta la città Sibari, sua patria. La descrizione mirabolante di Girolamo Marafioti ricorda sorprendentemente il costume ideato da Luigi D'Elia. Una carta geografica, precisa e fantasiosa insieme, con il colle Pancrazio sormontato dal castello di Cosenza, le montagne della Sila, Monte Scuro con la sua antenna, il fiume argentato, i tetti rossi di corallo di Rose, Luzzi e Bisignano. I due pannelli, uniti da bottoni nascosti, adagiati su una veste di seta chiara trapuntata con leggeri fili d'oro, si trasformano in una preziosa tunica. Non ho chiesto a Luigi se si sia ispirato alla veste di Alcistene. Che il costume Valle del Crati, volgendo lo sguardo a Levante, sia realmente una citazione dell'artista sibarita o che sia nato da ispirazioni arcane, misteriose. Testimonia comunque come Luigi D'Elia abbia condotto le allieve a scoprire un itinerario di viaggio nascosto nell'ordito, nei punti, nei disegni, nel gusto, nella raffinatezza e nella qualità tecnica dimenticate per inventare, come l'artigianato di tradizione usa fare, qualcosa di nuovo che viene da lontano e sa d'antico. I costumi vestono i personaggi e indicano i luoghi e gli spazi. La musica è la stessa. Il Magnificat di Mina. Deborah Cava diventa la Madonna di Guido Reni per l'affresco nella Cappella del Quirinale. Antonella Mazzuca è Maria Maddalena. L'angelo va da Maria, la prima annunciatrice della buona novella. Maddalena, ormai discepola del Cristo, entra nella casa di Maria. È il mistero, si è fatto carne nella storia.
Finito il congresso, esco da Villa Rendano e mi fermo davanti al muro, di fronte Palazzo Arnone. Cerco le sigarette nella sacca e cade sulla panchina il libro del mio amico poeta, Franco Dionisalvi, Duna, la città. Lo porto sempre con me. Il libro si apre a pagina 43. Zizzù. Il prato ce la fa a svegliarsi verde. Sempre due sono le strade, per noi ora farsa, ora tragedia, ora brivido, poi sempre messi in scena. Non siete come amo dipingervi, ma siete anche più belli dei miei orpelli. Soltanto inadeguati, questo è tutto. Ma se restate, questo vi consoli. Non è da voi che prende fiato il viaggio. Dovreste sentire più care le piante e gli animali che condividono questa sorte. State piuttosto ad imbrigliarvi nei dilemmi, sì che inorgoglite e commuovete, ma non c'è soluzione, solo esistenza. È tenero che parliate, che gridiate, anche se non potete intendervi. Niente c'è da peregrinare, tutto è già rivelato. Si urla tanto solo per cercare la tenerezza di un contatto, un brivido d'amore. Gli eventi cadranno su di noi e dolci siete voi che commentate. Non c'è da vincere, non c'è da perdere, ma combattere è leggiadro. Così il tempo passa e voi cambiate, sfiorite, vi smarrite. Eppur vi regge la fola dolce e amara che un giorno, un'immagine, siano fratelli agli altri del passato e conservare gelosamente dei ricordi certi che qualcosa riesca a non morire. Ascolti questo suono, lo fai tuo, ora sei in un incanto, ma poi andrai via. Cerchi l'eco delle parole che hai ascoltato, come a palpar grani da chi le ha pronunciate. Sei bello perché hai imparato a soffrire e riesci a cullare le speranze, a scavalcare i silenzi, varcare l'impossibile sfiorare primavera. Sempre due sono le strade. Il prato ce la fa a svegliarsi verde. Pagina 60. Sabbia di cielo. Lo so, ma si vivono, vedi, tante vite. Ed una così pure. Lotta e dolori non saranno invano. Un'altra duna avrà luce più calda. Saprà, forse, guardare in cielo il sole senza chiedergli nulla. E tu? Non riesci ad imparare niente dal tuo soffrire? Hai provato a scorgere nel cielo il palloncino rosso che ti volò via da bambino? Eccomi, Duna. Io sono il tuo sogno. Franco Dionisalvi. Sono un po' più contento. Mi sento di riconoscermi più a me, a come sono sempre stato, a come sono. Ore 12:30 di sabato, 21 marzo. Scendo da Colletriglio, passo davanti alle Cappuccinelle, collegio della mia amatissima amica, poetessa, Franca Serra Lepera. La libertà è solitudine. Voglio essere schiava di qualcuno. A volte mi basto, a volte mi avanzo. Stasera non voglio sentirmi, ma vivermi
Per questo siete qui. Vi offriremo la stupenda luce di incipienti crepuscoli ed un'aurora che promette giorni mirabili. Vogliamo unirli ai vostri splendenti meriggi. Insieme una danza di ore che saprà trasportare là dove non esistono i tramonti. Per Luigi, Franca Serra Lepera. Mi avvio percorso plebiscito. Penso di entrare nella chiesa di San Francesco di Paola. Ritengo sia una delle chiese più belle di Cosenza. Ogni volta che entro in questa chiesa provo la stessa sensazione di quando entro in Sant'Andrea della Valle a Roma. Come se da un momento all'altro stessero per entrare il pittore Mario Cavaradossi e la cantante Floria Tosca. Giro lo sguardo verso la mia sinistra ed ecco spuntare la cupola di San Domenico che, assieme al campanile, costituiscono due quinte architettoniche per il suggestivo palcoscenico. Entriamo in Sant'Andrea della Valle, con la nobil donna davanti, il pittore Cavalier Cavaradossi e la gelosa Floria Tosca. Thank you.
dolezzava la terra, stride all'uscio dell'orto, ed un passo sfiorava l'arena. Esco da Sant'Andrea della Valle, pardon, da San Francesco di Paola, e lo sguardo è al castello che domina dal colle Pancrazio la valle. Rifaccio corso plebiscito, scendo sul Lungocrati per raggiungere la macchina che avevo lasciato al parcheggio sotto la Casa delle Culture. Ed ecco aprirsi i ricordi. È già pronto un disegno. Sulla base le acque del Crati, poi l'Arenella e al di sopra l'ingresso dell'antico oratorio di San Gaetano. San Gaetano fu la mia vecchia parrocchia in cui trascorsi lunghi pomeriggi della mia fanciullezza e della prima giovinezza. Nei pomeriggi caldi di domenica scendevamo giù. C'era una stretta scala che dalle sale di ricreazione portava al vecchio oratorio, ormai diventato deposito della chiesa. Era rimasta soltanto l'importante cornice dell'altare maggiore, magistralmente intagliata. In quello spazio, quando tutto era ben conservato nei decenni precedenti, si celebravano matrimoni, come avvenne nel 1947 per i miei genitori. 30 aprile 2015. La sera, ritornato a casa, trovo il rosario di legno. Era un dono fatto da mia moglie nel 1976 ai miei genitori, che erano stati i padrini di battesimo del nostro primo figlio. In quegli anni era uso appendere sui letti questi rosari. Antonio lo pone nelle mie mani e dice: «L'ho chiesto a zia Cetta, componi un ex voto». 28 maggio 2015. È già passato un mese da quando mia madre è fra i giusti. È pronto l'ex voto in ricordo dei nonni. Troppe, troppe vittime ingoiate dal mare, giorno dopo giorno. Uomini senza pace, senza casa, senza vita. È tutta una sconsiderata crudeltà. L'offesa che avverte la mia persona supera addirittura l'incomprensibile dramma di tali vicende. Spero che le mie passioni possano al più presto
coinvolgermi di più. È l'arte. È l'arte che mi muove. Credo che sia lei ad avermi sempre ricreato. Apro la cartella con i fogli da disegno e mi sperdo in vecchie foto. Torno indietro di quasi 30 anni. 5 pannelli. 2 per i miei amici Vittoria Mancini e Sergio Valente. E gli altri 3 per l'esposizione della Scotland House a Parigi. Insieme a queste foto, altre che mi ricordano momenti della mia esperienza di docente e direttore artistico presso l'Ipsia di Fuscaldo. Costumi per il teatro di Goldoni, Molière e Shakespeare, matriosche per i balletti russi, costume Calabria, terra tra i due mari, costumi della tradizione cosentina e catanzarese, un pannello omaggio alla famiglia Versace. E ancora, che sorpresa! Il San Michele di Cetraro degli anni Ottanta per l'amica Siniscalchi, la giacca di paillette nera di Giuliano, la gonna di Stefania con su in oro il castello di San Gineto e il vestito Parigi di Paola con la Géode, la Tour Eiffel e le Moulin Rouge. La Géode è una delle costruzioni più belle del Novecento. 3 mesi ideali per l'esecuzione musicale di 3 brani immortali, Billie Jean, La Fool e Back to Black. È come sfogliare le pagine di Vogue, una promenade sulla spiaggia di San Gineto o sulla Senna? Una promenade sulla riva dei nostri mitici fiumi. Chiediamo a Melos che insieme poesia e recita la lira dei greci, nostri padri, delle matrone romane, della pelle nera che colora il ritmo di Michael Jackson, del tocco inespresso di un timbro ineffabile rotto dal dramma dell'esistenza. Ed ecco la Piaf e la sua nuova e diversa ancella, Amy Winehouse. Ai concerti di Michael Jackson è sempre presente la sua amica più cara, l'ultima delle dive, donna estremamente generosa e buona, e anche la diva più ingioiellata di Hollywood, Elizabeth Taylor. She just a girl that I am the
en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. He left no time to regret. Kill is the word, with his name on the bed. Me in my hair, I in my tears dry. Get on without my guy. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words. I got 100 times. You go back to Earth and I go back to. I go back to. I love you much. It's not enough. You look like. I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words. I got 100 times. You go back to Earth and I go back to. We only say goodbye with words. I got 100 times. You go back to Earth and I go back to. I go back to black, 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 black. Black, black.
shore and I go back to. We only say goodbye with words. I got a 100 times. You go back to her and I go back to black. Ancora un mio disegno che ho sempre riportato sulla copertina dei programmi della scuola. Il convento di San Francesco, posto sulla collina che domina il mare. I due campanili spuntano dritti come le orecchie di un felino. Per questo motivo i cittadini di Fuscaldo lo chiamano affettuosamente il gatto. Mentre conservo nella panca dell'ingresso di casa la cartella dei disegni, scorgo sul muro il dipinto che feci negli anni Ottanta riportando una Roma antica con i due campanili di Trinità dei Monti. Roma, Fuscaldo, Cosenza. Campanili simili nel loro stile architettonico per tre spazi dedicati ad un santo importante. Possiamo ben dire che la cospicua somma di denaro offerta dal re di Francia, Carlo VIII, al venerato santo è stata ben investita. Un monastero a Plessis-les-Tours ed uno sul Monte Pincio a Roma. Riguardo il dipinto sul muro, ed ecco apparire Piazza Mignanelli, dove si apre il portone Valentino per un cappotto scultura, progettato dal mio giovane architetto Giuliano per la sua tesi. Fine maggio 2015. Le colline della mia città sono interamente rivestite di ginestra. Mi ricordo che ne feci raccogliere un'enorme quantità per allestire il bellissimo chiostro di Santa Chiara, che apriva le porte alla rassegna, nel 1986, del premio Sila. E ancora la ginestra mi riporta sulla collina per poi riscendere su Corso Plebiscito. Ed ecco di nuovo il campanile di San Francesco di Paola, la cupola di San Domenico e il magnifico castello. E subito un capriccio. Quattro tele di uguale misura, unite solo da un gallone in seta, pronte per essere appese nel salotto di una coppia di cari amici. 12 giugno 2015. Mi trovo ad ammirare le belle sale del castello in occasione dell'apertura dopo il restauro. Sono con Patrizia Cava, Rosella Gagliardi, Luigi Bilotto e gli assessori Rosaria Succurro e Carmine Vizza, compagni di viaggio, che con voce unanime mi propongono di progettare una mia cosa. Mentre saliamo su per la torre, mi chiedono: che cosa ne pensi del restauro? E il mio castello, che osservavo scendendo dalla collina di Donnici, è quello. Ma io lo vedo da un'altra angolazione. Continuiamo a salire. Rosaria e Carmine, conoscendomi, esprimono contentezza riguardo al mio parere sul restauro. Giunti sulla torre, si dà sguardo al vasto panorama. Poi qualcuno suggerisce di ritornare nelle sale, accendendomi furtivamente l'ennesima sigaretta, dico loro di precedermi. Di lì a breve li avrei raggiunti. Mi avvicino al cornicione del terrazzo e provo una forte emozione. La serata crea uno spazio ricco nella storia sotto il cielo, che dislarga la vista. Il panorama della mia città. Guardo verso nord. Chissà perché si guarda sempre verso nord. Non voglio per ora soffermarmi su questo. Anzi, lo sguardo risale sulle montagne della Sila. Canto Silvano di
Antonio D'Elia. Si ingravida lo scirocco dell'inattesa venuta di sovrastarmi e mi inserro nel silenzio, poco placo, l'irridente promessa di solitudine. E come l'ombra sul muro cinto di chiarore è rotto il giorno. Estirpo rantori di cicale, negli occhi innumeri di pietre e sassi compongono sentieri aliti di geco, intrecciano obliqui cardini di sguardi ai polverosi calli, i ragionanti stormi di insetti, nudi e rivoli degli incroci, d'acque sbavanti a eliminare i boschi. Le vagine mucche riposano avanti al parto che sovrasterà la sera. E la presenza delle colpe germina gioie sapienti che un bivio sepolcrale d'impatto edifica la casa che m'attende, sempre rivolgendo all'irsuto busto di terreno gli appartati canti, sgrano un rosario d'ossa e le mani al ventre allineo e mi compongo il benvenuto al prodigo ritorno. Così anche in questo giorno cui l'Eterno s'aggira. E tra le mura, retto da due pini incrostati di faggio, una tenerezza lunare adombra la divina oscenità di resistere. Antonio D'Elia. Voglio reagire. La sila dei pascoli, dei boschi. Io aggiungerei la sila e il vento. E come dice un anonimo del XX secolo, chi ha detto che il vento non sa leggere? E Giuseppe Ungaretti canta. Alzavi le braccia come ali e ridavi rinascita al vento. Federico Garcia Lorca. Alberi. Siete voi frecce cadute dall'azzurro? Quali crudeli guerrieri vi scagliarono? O furono le stelle? La sila, luogo in cui l'io ritrova nel vento il sé e riscopre il negativo della propria immagine. Franz Kafka. Farei di buon grado, perché no, una gita con una compagnia di tanti nessuno. Naturalmente in montagna, non altrove. Vero? Ben inteso, tutti in frac. Il vento passa dagli spiragli, il collo si sente più libero in mezzo ai monti. È un miracolo se non si canta. In sila vado da 51 anni, ma solo in agosto, quando il sole riscalda l'anima e mi protegge. Eppure, una volta andai a dicembre 2001, ospite dell'amica Mirella Stampa Barracco, nel parco letterario Old Calabria, dove fu presentato il costume e il mio quaderno di viaggio, Valle Crati, volgendo lo sguardo a Levante. E la sera, dalla marina di Levante, un cielo di stelle crea la calotta lunare che imprigiona la fronte, e il cielo si rilassa e mi tocca la nuca e mi imprime sul capo. La sera prolunga nella valle il silenzio degli alberi. Il vento apre la strada giù, verso il vallone di Rovito, giù, presso la casa di madre Elena Aiello. A lei dedicammo, con Renata Stancati, Giulia Deni, Anna Giannicola e Ada Ghi, una serata di prosa su questo palcoscenico, dal titolo Filomelos. Un giovane usignolo, una serata dedicata anche al bel canto. Non è solo il cuore.
Io son sempre un idiota, io non so che sospirare. Quanto è cara, quanto è bella, ah, quanto è bella, quanto è cara. Capace lieve affetto ad inspirar. Si può morir.
e scendo verso la valle. Scendo ancora verso Sant'Agostino. Vesto la settecentesca statua lignea dell'Addolorata, mentre dirigo in Il pianto della Madonna di Jacopone da Todi la mia cara compagna di tanti e tanti viaggi, l'attrice Assunta Cosentino Testa. Risalgo con lo sguardo e mi ritrovo di nuovo sul palcoscenico del nostro teatro, con Festa a corte per Margherita di Savoia, per il teatro musicale giovane, con vecchi compagni di viaggio, Antonella Ponterio, Eugenio Scigliano e Antonella Ciappetta. E poi nella cattedrale, con Graziano Olivieri, di nuovo con il teatro musicale giovane. E ancora con le associazioni culturali Cosenza che vive e Francesco della Valle. Ritorno al Teatro Rendano con l'amica Angela Gatto, presidente convegno Maria Cristina di Savoia. 12 giugno 2015. Risalgo con lo sguardo verso la torre. Mi giro velocemente e sono fuori dal castello. Mi ritrovo magicamente con gli amici in valle. Ecco il Crati. Mi ritornano in mente le parole di Norman Douglas, Old Calabria. Poi un brivido di freddo mi risvegliò dai miei sogni. Era il Crati. Da quelle chine spoglie scendono ondate di gradevolissimo calore, immagazzinato durante le ore brucianti del giorno. La bassa vegetazione che le copriva odorava di quello speciale profumo della Calabria che si diffonde come una musica. Odore di cisto disseccato e di altre piante aromatiche, balsamico di giorno e a quell'ora quasi opprimente. Com'è bella la città in valle. Già nella metà dell'Ottocento, lo studioso Giuseppe Sacchi. In questa città si vedono persino nelle vetrine i figurini di moda di Parigi. Ciò stava ad indicare la propensione della città fin da quei tempi alla moda e al buon gusto. E lo stesso studioso, giunto a Cosenza nel 1829, aggiungeva: mi fu poi detto che a Carnevale si rappresentavano le opere in musica e di recente vi erano state cantate la Norma di Bellini e l'Anna Bolena di Donizetti. Infatti udì alcuni pezzi di questi spartiti canticchiati e zufolati tutta notte per via da coloro che amano conversare con la luna e con le stelle. Nell'Anna Bolena di Donizetti vi è un'aria dolcemente coinvolgente che ti trascina completamente con sé. Allora alcuni re facevano tagliare le teste. Ora, dopo secoli, facciamo galleggiare corpi senza vita sulle acque dei nostri mari. Al dolce guidami castel natio. Il soprano al centro del palcoscenico della Scala, bella nel suo abito nero e con la cuffia bianca, e gli armigeri, presi da tanto sublime incanto, dimenticano di entrare in scena. Lei, Anna Bolena, non più Maria Callas, anzi, Maria Callas Anna Bolena, s'avvia da sola verso il patibolo, lasciando incantati ancora una volta tutti. È lo stesso Visconti.
Chiediamo aiuto ai giovani dalle membra forti e vigorose, ponendo nelle loro mani esempi ai quali guardare e attingere, come abbiamo cercato di fare noi. Attingere all'arte, quella vera, come fecero i grandi. E Mimesis. Bernini, per il colonnato di San Pietro, riprende i tre corridoi tra le colonne dei magnifici palazzi dell'antica Grecia. L'interno della cupola di San Lorenzo fu realizzato su disegno di Michelangelo, che lo riprende da quella che è la quinta essenza dell'architettura, il Pantheon. Ognuno, a suo modo, ricovera in un viaggio l'esigenza di ripercorrere i propri luoghi, le proprie memorie, le proprie storie. Così è accaduto anche a me. Sì, forse ancora posso sperare. Ed ecco che l'arte sempre mi soccorre e rende meno crudeli i perigli che i marosi creano. Sono un po' più contento. Mi sento di riconoscermi più a me, a come sono sempre stato, a come sono in viaggio tra monti e valli. Dal castello alla fertile valle e dalla fertile valle al castello. Occorre un telaio incantato. I poeti mi hanno già offerto i loro versi. Ora entriamo nelle stanze celesti della città proibita. Chiediamo all'Oriente i filati delle più preziose sete. Chiediamo alle anziane maestre albanesi, a quelle di Longobucco e di San Giovanni in Fiore, di fornirci gli elementi tecnici sull'ordito e sulla trama. Entriamo nelle stanze segrete di Eugenia Cribari e della sua famiglia. Entriamo nelle stanze segrete di Maria Neve, Tina e Giuseppe Spizzirri Marzo e in quelle dei loro e dei miei amici. E ancora un grazie affettuoso agli amici. Al direttore del Museo Diocesano di Cosenza, Don Salvatore Fuscaldo, parroco della Chiesa di San Gaetano e rettore della Chiesa di Sant'Agostino. E ancora alle amiche Isabella Nitti Fava, Ludovica Fava e Silvana Gallucci Zanolini. Chiediamo ai maestri di Catanzaro, come fecero nei secoli scorsi gli artigiani francesi, di rivelarci i segreti della raffinata tessitura dei damaschi, un arazzo in cui la valle del Savuto riecheggia, filettato di gigli e di diaspro, nelle melodie paterne della musica e di ricordi di amici di là da quelle valli, verso nord. E nuovamente mi ritrovo a Cosenza. Chiediamo alla moglie fedele, all'amica incomparabile, alla madre premurosa, di riordinare sul telaio la sua, la nostra storia. È Penelope che ci narra dal passato il futuro dell'uomo. I costumi della città nuova sono quasi pronti per essere esposti in una delle sale del castello. Ambedue in stile tardo medioevo, uno di foggia maschile, con sul dorso lo stemma di Cosenza. L'altro, di foggia femminile, è la carta geografica che ha guidato il nostro viaggio. Dal davanti inizia il nostro itinerario, dal Colle Pancrazio, il castello con la città antica, il Duomo
è la casa delle culture. Scendiamo ed ecco la confluenza del Crati con il Busento, la cupola di San Domenico ed il campanile di San Francesco di Paola. E guardando verso nord, intravediamo il ponte di Calatrava. Ho deciso di porli nelle mani del sindaco, Mario Acchiuto, nelle mani dell'assessore Rosaria Succurro e nelle mani di tutta l'operosa amministrazione comunale di Cosenza, che collabora per la realizzazione di questa città nuova, così oggi la leggo. Ancora gli ultimi ritocchi. Chiediamo a Chopin di accompagnarci con le sue immortali melodie e rendere ancor più agevole il nostro viaggio. E come non pensare allo spasmo ultimo del grande genio polacco che sul letto di morte vuole ascoltare una romanza del suo sodale Bellini, che smuove dalla sua Catania le grandi menti artistiche europee e smuove con Norma perfino il superbo Wagner. Chopin e i suoi notturni.
ancora. È notte. La luna splende in tutta la sua luce. E la luna cantata dal Verone paterno del re Canatese commuove i due fiumi che si abbracciano e ci abbracciano. L'immortale musica di Bellini, dolce melodia mediterranea, annuncia che il viaggio sta per concludersi. Stanno per giungere i costumi città nuova. Il telaio incantato ha terminato il suo lavoro. Entra Norma Callas che avanza stendendo le braccia al cielo. Un grazie agli amici, al personale e ai tecnici del comune che insieme hanno reso possibile questo impegnativo ma piacevole viaggio. Grazie, alla prossima! Thank you.
Ho impersonato un carissimo amico, Luigi D'Elia, che chiamo sul palco. È suo il quaderno di questo bellissimo viaggio. Il sindaco di Cosenza, l'architetto Mario Chiuto, è stato ed è compagno di viaggio, per cui lo invitiamo a raggiungerci insieme all'assessore Vizza, all'assessore Rosaria Succurro. Questi i nuovi compagni di viaggio che ci accompagneranno e insieme a loro entreremo tutti in una città nuova. Grazie, grazie a tutti, tutti i compagni di viaggio questa sera. Perdonate, allora, sono sicura che la nostra nuova amica Rosaria, per me è una nuova amica, adesso ci guiderà in questa parte finale della serata. Sì, solo per ringraziare tutti coloro che questa sera hanno consentito questo bellissimo viaggio. Intanto tutte le comparse, queste bellissime donne, questi bellissimi uomini a cui va davvero un grande applauso. Quelli che sono qui e che ha alle nostre spalle. Grazie al maestro D'Elia per la rappresentazione e questo bellissimo viaggio e il sindaco della città di Cosenza, il nostro sindaco Mario Chiuto, questa sera ti donerà una targa. Io anche perché complimenti, tanto li voglio fare, voglio ringraziare il maestro D'Elia per questa splendida serata, per questi costumi, anche tutti quelli che hanno partecipato e abbiamo ammirato. Tra l'altro questa è veramente un'architettura dei costumi, devo dire che sono donati alla città di Cosenza. E quindi li terremo esposti nella sala di rappresentanza, se ci dai questo onore e questo piacere, perché sono veramente di una bellezza straordinaria. Questo viaggio che abbiamo fatto nella città antica, voglio dire, con tutti i tuoi ricordi, con la tua agenda, ci ha fatto... già siamo innamorati di questa città, ma con questi costumi e con queste parole diventiamo sempre più... il nostro rapporto diventa sempre più stretto e più vicino e più amorevole. Quindi grazie veramente per questa serata straordinaria. Luigi D'Elia, leggo questo riconoscimento. La città di Cosenza da maestro Luigi D'Elia, un alto riconoscimento per aver dato un eccellente contributo artistico e culturale. Grazie da parte nostra. Grazie a tutti voi e complimenti. Noi abbiamo un bel quaderno di viaggio, eh? Anche con una, anche di classe, devo dire. Beh, abbiamo voluto dare un riconoscimento al maestro D'Elia, ma accanto a lui ovviamente vogliamo ringraziare chi in questo suo percorso, in questo suo viaggio, questa sera ci ha accompagnato. Abbiamo preparato delle targhe per Luigi Caputo,
lo ringraziamo per aver narrato questa sera il diario di viaggio, e lo consegna con l'assessore Vizza. Sì, lo consegno io, non prima di aver fatto una piccola riflessione. Il legame di amicizia che mi lega a Luigi probabilmente potrà non farmi essere obiettivo, ma io lo voglio ringraziare perché teoricamente io e Rosaria dovremmo essere i responsabili, i colpevoli di questa serata. A dir il vero, per la serata così com'è stata non siamo pentiti, non ci siamo pentiti di aver commesso questo presunto reato. Quindi io lo voglio soltanto ringraziare per questa particolare, stupenda serata in cui ci ha potuto offrire il suo stile e la sua cultura. Grazie Giulio. E ancora un grazie ad Andrea Bauleo. Assunta Cosentino. Roberta D'Elia. E poi complimenti a Stefano Tanzillo, il nostro tenore. E Andrea Tanzillo. E poi un grazie a Gertruda. Ancora grazie a tutti voi, al maestro per questi splendidi abiti e per questo viaggio, e a cui io voglio cedere il microfono per l'ultimo saluto. Non ho dato mai il voto al sindaco. No, sono scelte mie, non so se è fatto bene. Ma certamente l'ammiro perché so che lavora 24 ore su 24. Uno mantiene ancora immagine del divino Mancini nelle varie stanze del comune. Ha riaperto le porte per quanto riguardano le mie passioni al famoso castello di Cosenza. Io sono un mancato architetto a livello accademico, ma so più dei veri architetti. Un restauro eccellentissimo. Io sono un grande criticone, solo qualche decina di centimetri di muro in più sull'ascensore. L'ho trovato divino, spettacolare. Alle prossime elezioni, l'ho detto, gli darò il voto. E glielo darò. Poi sono... Allora, l'assessore Vizza lo conosco, è un antico amico. Ho avuto il piacere di conoscere, se noi diciamo troppo, sono sincero io, mi conoscono le persone, di incontrare una graziosa signora, l'assessore Vizza. L'assessore Succurro. E veramente la cosa che mi ha sbalordito che sono operose e graziose, cose che nell'amministrazione questi funzionari, i vari impiegati, come nell'università, vestono male, sono volgari, puzzano di frittata che lasciano ai mariti prima di uscire. Le ho trovate graziose, lavoratrici, gran signore. Un'amministrazione che, se fosse stata sotto il segno antico, monge più destra e sinistra, di un socialismo, diciamo anche un po' cattolico, perché io ci credo, in quel bambino Gesù del 25 dicembre sarei stato più felice. Ammiro molto questa nuova amministrazione. Mi prendo tutte le responsabilità di quello che dico, piace o non piace, ma Cosenza, io l'ho chiamata città nuova. Grazie al sindaco, all'assessore Succurro, all'assessore Vizza,
ma soprattutto a tutti voi, le prime due file, e tutte le persone che mi stanno dietro, che hanno reso veramente possibile. Non pensiate che ci hanno dato oltre 500 milioni di euro per questo spettacolo, perché è un comune povero, però so anche che il sindaco non ha paura di fare anche cose belle. Grazie e buonasera per quanto riguarda me.